Per te era un giocattolo, con cui ti divertivi quando non avevi niente da fare. Mi ricordo che stavi sempre chiusa nel tuo ufficio a lavorare. E io stavo dietro la porta ad ascoltarti per ore. Una volta tanto entravo e ti portavo una tazza di caffè. Solo per entrare lì dentro, solo per vedere se tu esistevi veramente. Poi, una volta tanto, le tue valigie comparivano nell'atrio. Ti sentivo parlare in una lingua che non conoscevo. Speravo sempre succedesse qualcosa che ti costringesse a restare. Ma niente, tu andavi sempre via. Venivi da me, mi abbracciavi, mi baciavi, mi sorridevi e via. Facevi sempre così, mamma. Venivi, mi baciavi, mi sorridevi e andavi via. Io pensavo, adesso il mio cuore si ferma. Adesso si ferma, il dolore è troppo forte. Sono passati 5 minuti, ma come farò a resistere 5 mesi? Io ti volevo bene, mamma. Per me era importante amarti. Ma sapevo che qualsiasi cosa uscisse dalla tua bocca era finta. E poi la tua voce, mamma, la tua voce è così calda la tua voce. Io quando ero piccola la sentivo sempre vibrare qui dentro, pur sapendo che purtroppo tutto quello che dicevi non era vero. E poi quell'estate, ti ricordi quell'estate, mamma? Io avevo 14 anni e tu, siccome non avevi niente di meglio da fare, hai deciso di sfogare tutta la tua energia repressa su di me. Avevo dei capelli lunghissimi, erano belli, e tu hai detto che erano troppo lunghi e che mi davano fastidio e me li fatti tagliare. Facevo schifo, ero un mostro. E poi mi portavi tanti libri da leggere. E io dovevo leggerli, perché sapevo che poi ne dovevo parlare con te, sapevo che poi dovevo discuterne con te. Mamma, tu eri diventata la mia ossessione. Sai, oggi una cosa l'ho capita. Mamma, non c'era una piccola parte di me che ti piacesse. Non c'era un millimetro che tu riuscissi a accettare di me. Non c'era una parte che tu riuscissi ad amare. Quella era una vita insopportabile e io avrei voluto soltanto morire. Ciao, mi chiamo Natalie La Rosa, sono di origine siciliana. Ho iniziato a studiare recitazione in un laboratorio a Catania e poi mi sono trasferita a Roma 4 anni fa, dove mi ha seguito e continua a seguirmi ancora oggi una coach che si chiama Gisella Burinato. Ho fatto un cortometraggio con Emanuele Muscolino, il ladro, molto carino, datelo a vedere, sono molto simpatica. Parlo un po' di inglese scolastico e francese sicuramente molto meglio. Poi faccio pattinaggio sul ghiaccio a 4 ruote, equitazione, ballo, mi diverto a ballare, a canticchiare, però sotto la doccia. Non chiedetemi di farlo però.